il film dove la devo mettere. Finito di riempire questo container che sarà portato la nostra missione in Benin, Africa, e ringraziamo tutti i nostri benefattori. Che l'Immacolata vi benedica. Grazie. Ave Maria. Ave Maria. Ave Maria. Ave Maria. Ave Maria, siamo a Fregento e finalmente i confratelli hanno finito di preparare il container. E adesso intervistiamo un po' Fra Giovanni. Fra Giovanni, presentati un po', da dove sei venuto? Allora, io sono venuto da Campocavallo per aiutare i nostri fratelli a preparare il container, dopo tanti container che avevo già preparato prima. Adesso dopo 10 anni ne ho fatto un altro. Tornato. Sono tornato. Ecco, sei tornato nel percorso verso Africa. Spero che si faranno altri container così per i confratelli poveri del Benin, per i nostri. Grazie Fra Giovanni per il tuo servizio, per il lavoro che hai fatto in questi giorni. Poi qua a fianco c'è Roberto Zaffiro che sempre in mezzo a noi. Sempre ha un cuore grande, largo, verso Africa. Roberto, vuoi dire qualcosa? Ecco, io da 4 anni che vado in Africa, in missione in Benin. E spesso vado dai frati francescani dell'Immacolata. Conosco, ecco, le loro realtà e ciò che fanno loro verso i più poveri. E quest'anno di nuovo saremo a gennaio 2020 da loro per realizzare dei nuovi pozzi. E quindi ecco, voglio ringraziare l'Immacolata che provvede ai nostri bisogni e ringraziare tutti i benefattori e voi amici che ci ascoltate. Grazie di cuore. Grazie Roberto. Grazie, che grazie. Dio con l'intercessione dell'Immacolata ti aiuta, ti guida avanti, sempre avanti e ti aiutiamo con le nostre preghiere. Grazie ancora e aspettiamo che arriva il camion proprio che porta via il container. Ave Maria, c'è un altro frate, Fra Giacomo e Fra Gerardo. Fra Gerardo, grazie per l'aiuto, per il servizio che hai fatto. E finalmente abbiamo terminato il lavoro del container. Adesso è arrivato il camion per portare il container. Questo qua. Rendiamo grazie a Dio e all'Immacolata. Adesso dobbiamo ringraziare la Madonna perché questo lavoro che abbiamo fatto oggi potrà portare aiuto a alcune persone che hanno bisogno. Sì. E siamo rimasti contenti perché possiamo portare con le nostre opere l'Immacolata nel vostro cuore, nel cuore del mondo, fino all'Africa, perché anche africani. A loro piacciono, amano la Madonna e vogliono lavorare con il nostro lavoro. Potranno sapere che c'è alcuni che pensano a loro, che non sono da soli. Allora c'è gli italiani dappertutto, pensano a loro. Grazie, tanto che la Madonna vi aiuta. Grazie. Ok, grazie anche a te, Fra. Adesso si prepara per la partenza.
Buonasera, come state? Tutto bene? Bene. Grazie. Prego. Adesso si parte, si prepara per la partenza. La partenza? Sì. Da dove venite voi? Napoli. Ah, Napoli. Bravo, bravo. Quasi. Un timbro è una firma, la prima imposta. Questi due, un timbro è una firma. Sì, me la porto sopra. La firma dove la devo mettere io? Sotto, la metto il timbro. Qua e qua. Ecco. Grazie Pra per il tuo servizio, per il tuo lavoro. Grazie davvero. Adesso si parte. Certo. Enzo, questo per te. Per te. E per la tua moglie. Grazie. Grazie di tutto, Bravo. Adesso intervistiamo un po' Drac. Cosa hai fatto in questi giorni mentre stanno facendo il container? Niente, e solo giocava con Filo. Filo, vieni qua. Tu invece abbaiavi, Finalmente si parte.